Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito di redazione finalmente la nuova Razer Huntsman Tournament Edition. Ringraziamo infinitamente nuovamente Razer per averci inviato questo modello. Siamo forse uno dei primi siti, se non il primo sito in Italia ad averla ricevuta, quindi nuovamente grazie a Razer. Partiamo dalla confezione, classica design in stile Razer, colorazione nera e verde acido, immagine illustrativa del prodotto, modello del prodotto stesso. Le principali caratteristiche riportate nella parte di sinistra, ovvero l'adozione di switch ottici di colore rosso, a differenza di quelli viola presenti nel modello Huntsman Full Layout, quindi quello dotato di tastierino numerico ed è anche il primo modello. L'adozione finalmente di caps in PBT Double Shot, quindi dei caps davvero molto resistenti e non i classici nubs che molto spesso si sente dire che dopo pochi mesi iniziano a scolorire. Quindi un passo avanti per Razer anche su questo fronte e l'adozione di un cavo removibile Type-C, USB Type-C. Nel lato di destra nuovamente ricordiamo, cioè viene ricordata l'adozione di questi switch ottici di Razer di tipo lineare e RED, quindi la controparte dei Cherry MX. Possiamo già dirvi che questi nuovi switch adottati da Razer sono molto più veloci, poi vedremo meglio nella recensione scritta rispetto anche ai Cherry MX Speed. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto con altre caratteristiche principali riportate relative sempre al modello. Nella parte inferiore alcuni dei brand, dei team, scusate, che hanno testato per diversi mesi questo modello per garantire un feedback maggiore alla commercializzazione di questo nuovo modello, che come possiamo vedere è in formato di cappelle, quindi privo del tastierino numerico e quindi molto più indicato per coloro che giocano principalmente. All'interno della confezione troveremo, come sempre, un manuale di istruzioni, un set di adesivi Razer Chroma, in ringraziamento per aver acquistato questo prodotto, il classico cavo rivestito in treccia di tessuto, come diciamo, con il connettore verso il computer, classico USB con l'inserto di colore verde. Cappucci entrambi i connettori e l'altro connettore estremità troviamo il USB Type-C, come possiamo osservare, con anche in questa zona un inserto di colore verde e una possiamo dire scanalatura che consentirà il perfetto e obbligato innesto nel connettore presente sulla tastiera del cavo stesso. Infine troviamo la tastiera, la Razer Huntsman Tournament Edition. Come osserviamo, il design è davvero molto elegante e classico, una colorazione total black. Il layout di digitazione è americano, internazionale, però come possiamo meglio osservare riporta il tasto invio a L rovesciato, quindi un po' simile a quello italiano. Ideale per coloro che diciamo non sono abituati molto al layout americano, però comunque tendono spesso a ricercare questo particolare tasto invio. La Razer Huntsman Tournament Edition si caratterizza anche per la presenza di tasti multimediali, quindi tasti funzione in duplice funzione, presente nella parte superiore da F1 ad F3 per poi passare ad F5 ed F7. La possibilità di registrare delle macro con il tasto F9, il tasto F10 per attivare la game mode, quindi disabilitare il tasto Windows, i tasti F11 e F12 per regolare l'intensità della retroilluminazione. Comunque potremo gestire anche tramite software Razer Synapse, quindi per gestire la illuminazione RGB, i vari effetti e quant'altro. Anche il tasto per la sospensione del computer con il tasto Pause. Troviamo anche la serigrafia Razer riportata al di sopra delle freccette direzionali. Ovviamente per l'attivazione di queste funzioni dovremmo andare a premere anche il tasto FN. Nel retro della tastiera possiamo osservare questo nuovo e interessante design e superficie con la serigrafia classica di Razer For Gamers by Gamers, presente su tutta la superficie in plastica, classico adesivo nella parte centrale. Quattro piedini in gomma ai lati, due nella parte superiore con doppia altezza, come possiamo vedere.
1 e 2. Nella seconda, diciamo, apertura troviamo anche un leggero inserto in sempre plastica o leggermente proprio gommato. Nella parte di destra troviamo anche il connettore USB Type-C con sempre la scanalatura per permettere un innesto più veloce, immediato e obbligatorio del cavo. La tastiera ha un peso davvero esiguo per una TKL. L'assemblaggio a una prima occhiata è davvero solido e robusto. Vi mostriamo anche i switch meccanici Razer Optical Red nella parte superiore. Possiamo osservare il LED che garantirà la retroilluminazione per il RGB per singolo tasto. I caps ovviamente sono CRMX style, quindi potrete sostituirli con quelli più adatti per una personalizzazione secondo le vostre esigenze. Come dicevamo, sono dei caps in PBT, quindi non i classici in hubs, e quindi questi garantiranno sicuramente una maggiore durata e un maggior, come dire, grip se non feedback durante la digitazione. A proposito di digitazione, passiamo a una veloce prova per farvi sentire il rumore di questi switch adottati dalla Razer sulla Huntsman Tournament Edition. Ricordiamo anche che Razer per la Tournament Edition dell'Huntsman adotta il bottom row standard, quindi avremo la possibilità di personalizzare e cambiare anche i caps della fila inferiore con i più classici per le tastiere dotate di switch CRMX. Prendiamo velocemente anche il cavo prima di terminare questo unboxing. E vi mostriamo anche l'innesto obbligatorio. Ok, del cavo. Ed ecco dunque come si presenta la Razer Huntsman Tournament Edition, che dato che si presenta con una forma davvero compatta, è molto anche simile alla Logitech G Pro. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete come sempre tutorial, immagini dettagliate, informazioni, test e conclusioni e ovviamente opinioni circa questo nuovo prodotto di Razer. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.